Domanda rivolta a tutti: il cinema, le serie anche, possono essere un antidoto verso la paura? Secondo me possono anche esserlo, nel senso che parlo anche come sceneggiatrice, non, di certo non scegliamo una storia perché abbiamo un unico intento che magari è quello etico, no? Anche se comunque i film hanno sempre una visione, hanno la visione morale delle persone che ci lavorano, quindi questa cosa esiste, però a me è capitato, come a tutti, magari di vedere rappresentate delle storie e di scoprire che qualcosa aveva un nome, che qualcosa esisteva, vedere come chi è che diceva che a volte si leggono libri o si guardano film, aggiungerei, per scoprire che qualcun altro ci è passato prima di te. E quindi sì. Sì, perché il cinema è il mezzo più potente che abbiamo per trasmettere un messaggio. Quindi sì, per esempio penso, insomma, a me Federica non, come attrice, quando in un periodo magari buio della mia vita, così o leggo qualcosa di bello o guardo un film ottimista e questo mi aiuta comunque a stare meglio, quindi sì. Sì, la paura, diciamo, è il grande nemico dei protagonisti. Se noi prendiamo 1 miliardo di storie, moltissimi hanno paura di fare quello che devono fare. E li rende protagonisti, questa paura, in qualche modo. Cioè, la loro fragilità o la loro non voglia di cambiare le cose è anche però la loro forza. Cioè, quella cosa che una volta superata gli permette di. E quindi diciamo che è consustanziale alle storie la paura, cioè senza paura probabilmente non ci servono le storie, perché non ci sarebbero i protagonisti, perché il protagonista è sempre qualcuno che vuole raggiungere qualcosa, ma nel contempo crede di non averne quantomeno gli strumenti, cioè è qualcuno che non è è diciamo un buon protagonista, è il meno adatto a raggiungere quella cosa lì, e quindi e ovviamente ce lo avvicina. E quindi senza la paura non è così facile scrivere o raccontare o girare o interpretare dei protagonisti. La vulnerabilità, diciamo, è il filo conduttore del film. Mi sembra che oggi la vulnerabilità, dopo molta fatica, sia stata in un certo senso un pochino sdoganata, un pochino accettata finalmente, quindi non abbiamo più la più vergogna di mostrare anche i nostri lati, magari un pochino più deboli, visti dal nostro punto di vista. Siete d'accordo su questo punto di vista? E se c'è stato un momento magari specifico in cui avete capito, sì, forse la vulnerabilità oggi è un elemento accettato. Io sono d'accordo, penso anche però che ci sono sempre vari livelli, quindi magari si parla di qualcosa, però questo no, automaticamente poi non vuol dire, no, un cambiamento nella società, ad esempio del fatto che la vulnerabilità può essere qualcosa di cui che possiamo essere vulnerabili. Quindi penso che sicuramente aiuta. Il fatto che adesso tante cose non siano più un tabù o delle debolezze tout court, allo stesso tempo il lavoro è molto più complesso di così, no? E quindi io devo dire che anche se magari erano trattate in maniera diversa, ma ogni volta che leggevo un libro o guardavo un film, in realtà, come diceva Andrea prima, della vulnerabilità ne facciamo materia narrativa. Quindi in qualche modo è qualcosa che è sempre esistita, che in maniera più diretta adesso magari si possa dire che è qualcosa di cui non si deve provare vergogna, è vero, però non ci si deve fermare lì, no? All'enunciare basta qualcosa. Sì, no, è vero, è come dice Alice, se ne è sempre parlato, però oggi magari c'è un modo, cioè sicuramente c'è un modo più diretto per parlarne, per esempio penso ai social, quindi dato che siamo anche un po' impazienti, soprattutto noi giovani, no, di avere le informazioni subito dirette e veloci, questo è un modo in maniera più veloce per farti sentire non solo, però non è l'unico, cioè non è, è il primo di una lunga lista di cose per risolvere poi un problema, in modo più veloce, però non è insomma l'unica soluzione, la sola. Sì, sono d'accordo. Mi sembra che le nuove generazioni siano più, diciamo, consapevoli del fatto che hanno tutti delle, diciamo, delle mancanze, delle fragilità, appunto. Quindi, secondo me, sì, è verissimo.
il film trasmette una certa armonia, una certa sensibilità, una certa semplicità, che poi è anche la chiave, no? Dell'immediatezza di una storia. Poi c'è questa quarta parete, mi ha fatto pensare un po' a Fleabag, non so se poteva essere un punto di riferimento per voi. Bah, sicuramente è l'ultima cosa che... o almeno una delle ultime cose che abbiamo visto che, in cui la protagonista ci parlava ed è rimasta insomma molto forte nell'immaginario di tutti noi, e quindi sicuramente tutti ci ricordavamo di Fleabag. Poi diciamo che c'erano proprio dei motivi narrativi per cui questa cosa ci serviva, ed era proprio il racconto dell'ansia, perché come fai a raccontare una cosa invisibile che non puoi proprio vedere nelle persone? Spesso le persone che soffrono magari di un disturbo d'ansia hanno una vita anche di successo nella maniera più convenzionale in cui siamo abituati a pensare al successo, e quindi era difficile raccontare qualcosa di invisibile che era interiore alla protagonista. E il fatto che lei potesse parlare allo spettatore ci permetteva invece di mettere a parte lo spettatore di quanto è diverso quello che magari sole può fare per andare incontro alle aspettative degli altri e quello invece che lei può provare nel fare questo. E quindi era qualcosa che ci serviva in questo senso, ma non solo. Andrea, se vuoi. Sì, e poi diciamo la frattura della quarta parete secondo noi era molto funzionale a stare vicino a Sole, a capire quello che le vedeva, perché diciamo la storia è composta da cimenti talvolta molto piccoli per diciamo delle persone che non soffrono di ansia generale, ma per lei enormi. E quindi, diciamo, una delle chiavi della messa in scena è stata proprio questa, cioè stare il più possibile dentro la testa di Federica, cioè di vedere tutto con le lenti con cui lei vedeva la realtà, e di comprendere il più possibile, cioè di far comprendere il più possibile, di tenere lo spettatore e diciamo così e il protagonista il più possibile vicini, il più possibile coinvolto, il più possibile. Lei c'è sempre, tutto è visto dal suo punto di vista, tutto è vissuto dal suo punto di vista. Quindi oltre a essere diciamo così una pratica secondo noi sana, diciamo così, perché comunque coinvolge, diciamo, però è anche molto funzionale a vedere il mondo coi suoi occhi. Sì, totalmente questo, perché poi cioè Sole crea una complicità, un'empatia con la macchina da presa che non ha nella vita di tutti i giorni, quindi cioè il personaggio Sole, io cercavo, cioè io Federica che interpretavo Sole, cercavo la macchina anche solo con uno sguardo, sapevo che c'era là, è l'unica persona immaginaria che mi comprendeva, poi man mano insomma trovo persone anche nella vita vera, però so che lì c'è. Grazie mille, grazie.